Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù lasciò la Giudea e si diresse verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva sul pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. La donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice "dammi da bere", tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. In questa terza domenica di Quaresima, la liturgia ci presenta il celebre incontro di Gesù con la donna di Samaria. È un brano che può essere letto da diverse prospettive. Noi cercheremo di cogliere immediatamente il messaggio dell'Evangelista, senza addentrarci nella ricerca di ciò che storicamente può essere accaduto,
perché il testo presenta parecchie incongruenze se viene preso come un semplice resoconto di un fatto della vita di Gesù. Accenneremo ad alcune di queste incongruenze. È utile però premettere un'ambientazione geografica dell'episodio che ci viene narrato soltanto dall'Evangelista Giovanni. In primo piano voi vedete un basamento di una chiesa bizantina, duplice ottagono, tipico delle chiese bizantine del V secolo, V-VI secolo. Si trova sulla cima del Monte Garizim, ma questa chiesa che è stata costruita in quel luogo non è stata fatta sul luogo dove sorgeva il tempio a cui accenna la donna samaritana. Questo tempio si trovava, vi viene indicato, in un altro luogo ben visibile dalla pianura. Questo tempio era stato costruito al tempo di Alessandro Magno, 330 a.C., e al tempo di Gesù non c'era già più. Era stato distrutto da un sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, Giovanni Ircano, che apparteneva alla famiglia dei Maccabei, stato distrutto 160 anni prima. Però il Monte Garizim rimaneva un luogo sacro per i samaritani. Sullo sfondo vedete un altro monte che è famoso nella Bibbia, il Monte Ebal, un monte maledetto. E fra questi due monti passa ancora e passava al tempo di Gesù una strada molto importante, quella che congiungeva il sud con il nord per poter andare dalla Samaria verso la Galilea. Bisognava attraversare questa gola fra queste due montagne e vedete quella città che vi viene indicata è Nablus, l'attuale città di Nablus, un Neapolis del primo secolo d.C. Vogliamo indicare anche alcuni luoghi molto importanti per ambientare l'episodio sul quale tra poco noi riflettiamo. Anzitutto la città di Sicar, dalla quale veniva la donna di Samaria che andava al pozzo ad attingere acqua. Vi viene indicata questa città che era importante per la posizione strategica perché si trovava esattamente all'ingresso di quella gola fra le due montagne, quindi era un punto di passaggio obbligatorio. Importante questo luogo perché da Sicar è un nome aramaicizzato di Sichem, celebre città di Sichem, dalla quale era passato Abramo, è passato Giacobbe, quindi è famosa al tempo dei patriarchi. In questa città sono accaduti molti episodi, ne ricordo uno molto importante che è quello dell'assemblea di Sichem. Quando gli israeliti sono arrivati dall'Egitto, Giosuè li ha convocati in questa grande pianura, che è la pianura più grande che c'è in Samaria, e li ha chiesto al popolo: quale Dio voi volete adorare? Volete continuare ad adorare il Signore, il Dio di Israele, quello che vi ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, oppure volete adorare adesso gli dèi di questa regione nella quale il Signore vi ha introdotto? E il popolo qui a Sichem dirà: noi vogliamo continuare ad adorare il nostro Dio. Ecco, questo celebre episodio è ambientato proprio qui, in questo luogo, in questa pianura di Sichem. Vi viene anche indicata adesso questa, viene mostrata questa pianura, e notate sullo sfondo le due montagne, il monte Ebal, quello più alto, e il Garizim, e fra le due montagne c'è questa gola attraverso la quale passava questa strada. Voglio ricordare un altro episodio importante della Bibbia,
Così ci collochiamo bene in questo luogo ed è la storia di Giuseppe che tutti noi conosciamo, uno dei 12 figli di Giacobbe. E ricorderete anche, perché tutti avete letto la storia di Giuseppe in Egitto, ricorderete che questa storia si concludeva con la richiesta di Giuseppe quando dice: io sto per morire, ma ricordatevi, il Signore vi introdurrà nella terra dalla quale noi siamo venuti e voi dovete portare le mie ossa là e seppellirle nel luogo dove io andavo a cercare i miei fratelli che stavano pascolando proprio in questa pianura di Dothan. E difatti osservate che vi viene indicato adesso il luogo dove è stato sepolto Giuseppe. È uno dei luoghi più sacri del popolo di Israele, quello dove c'è la tomba di Giuseppe. E finalmente, il più importante dei luoghi per quanto riguarda poi adesso il nostro episodio, poi adesso entriamo nel tema, vi viene indicato finalmente dove si trova il pozzo di Giacobbe. Vi invito però a osservare bene dove si trova la città di Sicar e la distanza fra questa città di Sicar e il pozzo della Samaritana. Distante un 800-900 metri, molto lontano, e ci chiediamo già da subito come mai questa donna va ad attingere acqua così lontano quando lì a Sicar ci sono due sorgenti. Tutta la pianura è molto ricca di sorgenti d'acqua, ma ce ne sono due, En Daphne, che si trova proprio vicino a Sicar, e ce n'è un'altra di queste sorgenti a Inashkar. E allora ci chiediamo come mai questa donna va al pozzo quando non aveva proprio bisogno, poteva fermarsi a queste due sorgenti che sono molto buone. Troveremo la ragione per cui l'Evangelista fa andare questa donna al pozzo di Giacobbe. Dopo questa introduzione iniziamo allora la lettura e il commento di questo racconto del Vangelo secondo Giovanni, andando però direttamente al messaggio prezioso che ci viene indicato. Gesù lasciò la Giudea e si diresse verso la Galilea e bisognava che lui passasse attraverso la Samaria. E questa è la prima incongruenza che noi troviamo in questo racconto. Per quale ragione? Perché Gesù si trova nella valle del Giordano. E allora non si capisce perché doveva andare in Samaria quando molto più facilmente, ed era anche più prudente, andare direttamente lungo il fiume Giordano, come tutti facevano, e tornare in Galilea. Più rapida e più sicura. Come mai dice che doveva passare? Era un'altra necessità che Gesù aveva. Doveva passare, un bisogno che lui aveva di passare dalla Samaria. Doveva incontrare quella donna. Ed è strano questo viaggio, perché gli altri evangelisti non lo ricordano. Marco addirittura non cita mai Samaria, Samaritani. Non c'è nemmeno il termine samaritano in Marco. In Matteo c'è una volta soltanto il termine samaritano, quando Gesù dice non andate dai samaritani. In Luca c'è quell'altro episodio, al capitolo 9, quando Gesù arriva con i suoi discepoli, i samaritani non lo vogliono incontrare e Giacomo e Giovanni diranno: noi invochiamo il fuoco dal cielo sopra i samaritani. Giovanni invece introduce questo episodio dell'incontro di Gesù con una donna di Samaria, là al pozzo di Giacobbe. E ci chiediamo, ma come mai Gesù aveva bisogno di passare di lì e poi va al pozzo? Teniamo presente il contesto in cui viene narrato l'episodio. Poco prima,
Esattamente, nei capitoli precedenti, nel capitolo terzo, ma prima ancora nel capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni, viene ricordato più volte la figura del Battista. A un certo punto c'è un gruppo di scribi, di farisei, che inviano una commissione dal Battista e gli chiedono: ma tu chi sei? E c'è la risposta molto importante del precursore, il quale dice: io non sono lo sposo, io sono l'amico dello sposo. Sta per arrivare lo sposo, anzi sto sentendo la sua voce e la mia gioia è arrivata alla pienezza adesso, perché ho compiuto la mia missione di amico dello sposo, preparare la sua festa di nozze. Lo sposo sta per arrivare, io ne sento la voce. Subito dopo noi abbiamo il racconto delle nozze di Cana e poi questo incontro con la donna di Samaria. Teniamo presente che c'è lo sposo che sta per arrivare, annunciato dal Battista, e c'è Gesù che incontra questa donna che sapremo tra poco è una che non ha uno sposo. Ha avuto tanti amanti, ma il suo sposo non l'ha mai avuto. E Gesù le dirà a questa donna: vai alla ricerca del tuo sposo, altrimenti avrai sempre sete, non sarai mai felice. Per capire questo messaggio, noi dobbiamo tenere presente l'Antico Testamento. Si parla dello sposo e quando nell'Antico Testamento si parla dello sposo, si intende un'immagine di Dio che ama Israele, e Israele femminile in ebraico, lo ama, la ama come la sposa. È un'immagine che è stata introdotta dal profeta Osea. Prime immagini di Dio dell'Antico Testamento sono tutte molto forti. Entra la tenerezza in questo rapporto con Dio proprio con il profeta Osea, entra l'immagine dello sposo e l'immagine del padre. Se noi ricordiamo la storia del matrimonio di Osea, noi comprendiamo bene il significato di questo sposo annunciato dal Battista che viene a cercarsi la sposa. Osea ha avuto una disavventura familiare perché si è innamorato di una Ierodula, una prostituta sacra, però al cuore non si comanda, si era innamorato di Gomer, la quale è stata con Osea, ha fatto anche 3 figli con Osea, ma poi è tornata a fare la sua vita. Lei tirava avanti, chi stava male era il profeta Osea, il quale si è dato da fare. Prima l'ha cacciata fuori casa, l'ha minacciata, ma poi non poteva stare senza Gomer, è andato a cercarla. La conclusione di questa storia è stupenda perché si è ripreso l'amore di Gomer e il profeta Osea ha riletto la sua storia d'amore personale molto infelice, ma che poi si è conclusa bene, l'ha riletta come un'immagine del rapporto del Signore Dio di Israele con il suo popolo, Israel, la sposa. Veniamo allora al messaggio, continuando la lettura del brano. Gesù viene in una città della Samaria detta Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Ora lì c'era la fonte di Giacobbe. Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva sulla fonte ed era circa mezzogiorno. Il pozzo. Quel pozzo che vi ho indicato prima esiste ancora, è profondo 32 metri e è stato scavato almeno 1000 anni prima di Gesù ed è ancora in uso oggi. Ma la domanda che noi ci poniamo: come mai l'Evangelista colloca
l'incontro di questa donna a un pozzo. È molto strano che la donna si facesse 900 metri per andare ad attingere l'acqua a un pozzo quando aveva due sorgenti a portata di mano vicino alla città di Sicar, le ho già accennate, a Indafne e a Inascar. Come mai va al pozzo? E qui dobbiamo richiamare il simbolismo biblico del pozzo. Il pozzo, nella Bibbia, è il luogo dove si incontravano i pastori che venivano ad abbeverare i loro greggi. Al pozzo si fermavano i commercianti con le loro mercanzie e aspettavano i clienti, perché al pozzo le persone dovevano andarci. Al pozzo venivano le donne ad attingere acqua, era il loro compito andare a attingere acqua, e al pozzo si incontravano gli innamorati. E la Bibbia difatti riporta vari incontri di innamorati al pozzo. Ne accenno tre che sono molto belli. Quello del servo che è stato inviato da Abramo in Mesopotamia per andare a cercarsi la sposa per il figlio Isacco. E questo servo si ferma presso il pozzo dell'acqua all'imbrunire, quando le donne sono solite andare ad attingere. Ed ecco che arriva Rebecca, che usciva con l'anfora sulla spalla, e la giovinetta, ricorda il testo della Genesi, era molto bella d'aspetto, era vergine, e scese alla sorgente, riempì l'anfora e poi risalì. Il servo le chiese da bere, lei offrì da bere a questo servo, cominciarono il dialogo e lui accompagnò poi Rebecca, che divenne la sposa di Isacco. Primo racconto, c'è un altro ancora. Giacobbe, quando va in Mesopotamia, si ferma al pozzo. Giungono dei pastori e chiede informazioni. Conoscete Labano, un mio parente? Loro gli dicono sì, lo conosciamo, anzi, guarda, c'è sua figlia Rachele che sta venendo ad attingere l'acqua e viene con il suo gregge. E Giacobbe si fa avanti, si dà da fare, rotola la pietra dalla bocca del pozzo proprio per far bere le pecore di Rachele, e lui poi sposerà Rachele. L'incontro avviene al pozzo. Ancora al pozzo, l'incontro di Mosè con Zippora, la figlia di Reuel. Arriva lei con le sorelle, ma ci sono dei pastori che le allontanano, la fanno da prepotenti. Ma c'è presente Mosè, che lo sappiamo, era uno che menava le mani con molta facilità, e difatti litiga con questi pastori alla meglio e fa abbeverare le pecore di queste figlie di Raguelle, le quali arrivano a casa molto in anticipo perché le altre volte venivano sempre scacciate. E il papà dice: come mai siete tornate? Ah, dice, un egiziano è intervenuto in nostro favore. Lo vanno a chiamare, viene introdotto in casa di Raguelle e sposerà poi una di queste figlie, Zipporra. Ho accennato a tre incontri al pozzo di innamorati. Se l'evangelista Giovanni fa incontrare lo sposo annunciato dal Battista al pozzo con una donna che ha una storia di tradimenti alle spalle, che si è allontanata dal suo sposo, lo deve andare a cercare, vuol dire che qui c'è un richiamo a questo simbolismo del pozzo. Quando preparo i fidanzati al matrimonio, una delle domande che io faccio loro è: a quale pozzo voi vi siete incontrati? Che acqua andavate ad attingere? Se per caso mi rispondono: noi frequentavamo insieme il corso biblico perché cercavamo l'acqua della parola di Dio, direi che è un bel pozzo quello al quale si sono incontrati. Ma possono essersi incontrati anche ad altri pozzi. L'importante è che poi costruiscano una vita di amore. Andiamo avanti adesso. Ho cercato di inquadrare il significato simbolico che l'evangelista vuole dare a questo incontro. Il viandante è stanco, è seduto sul pozzo. È l'unica volta nei Vangeli che viene ricordata la stanchezza di Gesù. Ed è interessante anche che i discepoli, in un modo molto maldestro direi, l'evangelista dice che erano andati a Sicar a comperare da mangiare.
Ma quando noi teniamo presente la geografia del luogo che ho spiegato prima, non si capisce perché Gesù si ferma al pozzo quando potevano andare tutti insieme a essiccare, lì trovavano anche l'acqua della sorgente. È che l'Evangelista vuole che rimangano soli lo sposo e questa donna di Samaria che rappresenta l'Israele infedele al suo Dio. È stanco per il viaggio. Bellissima questa immagine. Lo sposo che viene da lontano a cercarsi la sposa perché non può stare senza di lei. Dio, l'uomo, l'umanità, la sposa Israele, poteva tirare avanti in qualche modo. Chi stava male era Dio. Dio aveva bisogno di andarsi a riprendere la sua sposa. Anche loro è molto strana. Mezzogiorno mai nessuna donna andava a quell'ora ad attingere acqua perché faceva troppo caldo. L'acqua si andava a prendere al mattino o alla sera. Qualcuno dice che era andata fuori orario per non farsi notare, ma questa spiegazione è chiaramente ingenua. Nel Vangelo di Giovanni noi troviamo un'altra volta questa indicazione dell'ora ed è durante la passione di Gesù. Quando in pieno giorno, a mezzogiorno, si dice che Pilato ha presentato l'uomo, ecco l'uomo, ecco il vostro re. Sempre quando questa luce è in pieno giorno e anche qui viene presentato questo incontro proprio in piena luce. Entra in scena adesso il secondo personaggio, la donna di Samaria, viene ad attingere acqua e Gesù le dice dammi da bere. Identifichiamo subito la donna di Samaria. Non ha nome. Se fosse un episodio così banale, noi avremmo messo il nome di questa donna. Non è così che si racconta un fatto, troppo generico. Ha un'unica indicazione questo personaggio. È una samaritana e la Samaria lo sappiamo molto bene che cosa significa, indica una comunità, una parte, indica quel popolo di Israele che si era imbastardito non solo dal punto di vista etnico ma anche religioso. E tutti questi elementi ci portano a leggere il testo in un modo simbolico. È Dio che va a riprendersi la sposa infedele come aveva fatto Osea. Dammi da bere. Dammi da bere è l'innamorato che sperimenta questa sete e chiede, sta mendicando proprio. Ha un bisogno interiore di essere accolto, chiedere da bere vuol dire chiedere accoglienza nella cultura semitica, chiedere ospitalità. L'acqua è il simbolo dell'amore sponsale, la sete che Gesù prova, questo bisogno di amore che Dio prova nei confronti dell'uomo. Chiede l'amore della sposa che si è allontanata. C'è un salmo molto bello, il Salmo 63, in cui il salmista dice: O Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l'anima mia, a te anela tutto il mio essere, come terra deserta, arida, senza acqua. Eccolo nel salmo l'amore, il bisogno di amore che è presentato con l'immagine della sete. E quindi il bisognoso di amore qui che si presenta è Dio. Noi diremmo il contrario, l'uomo che ha bisogno dell'amore di Dio, ma l'uomo tira avanti con i suoi idoli in qualche modo, riesce a sopravvivere. Chi sta male è Dio. Questo è il nostro Dio. E dobbiamo distinguere adesso due dimensioni, due livelli dell'acqua. Dice la donna a Gesù, la samaritana, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? È interessante, Dio che chiede amore, ma a chi lo chiede questo amore?
fuori dalla metafora. Dio chiede amore non ai santi. Di chi si innamora Dio? Noi lo vediamo qui, chiede da bere a una scapestrata, perché contrariamente a quello che pensiamo, Dio ha bisogno di queste persone. Questo è il nostro Dio. I gusti sentimentali di Dio noi non li possiamo discutere, possiamo rifiutarlo questo Dio, ma questo è il Dio così innamorato dell'uomo da fare un lunghissimo viaggio, questa stanchezza, aveva camminato tanto per arrivare a prendersi la sposa. La risposta di Gesù alla donna di Samaria: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, gli avresti chiesto tu da bere e ti avrebbe dato acqua viva. E qui viene proposto un dono che non ha più rapporto adesso con l'acqua del pozzo, è un'altra acqua. Apparentemente è davvero chi ha bisogno di amore è Dio, ma anche tu hai sete, è l'unico che ti può dare da bere un'acqua che ti sazia, sono io. E che sete è questa? È la sete di Dio, la sete di infinito, che presto o tardi riemerge in ogni uomo. E questa sete possiamo tentare di placarla con acque materiali, con le soddisfazioni della vita, idolatrando qualche realtà bella di questo mondo, oppure perfino tentando di placare questa sete con lo sbalo, le gozzoviglie, le bisbocce. Non si risolve il problema della sete intima dell'uomo, perché questa riemerge e non la si può tacitare senza mentire a se stessi, perché il nostro cuore è fatto per l'infinito e quindi questa sete non la si può placare, ce n'è uno solo che la può placare ed è Dio. E il primo passo per placarla è riconoscere che ci viene offerto un dono. Nella vita ci sono delle cose che noi possiamo conquistare. Una posizione sociale prestigiosa la possiamo conquistare, pure i favori di qualche persona importante, magari diventando adulatori o cortigiani, le possiamo conquistare. Una laurea la conquistiamo con molta fatica, un conto in banca con un po' di furbizia, si può anche riuscire a costruirlo, case, macchine, possono essere conquistate, ma tutte queste cose non riescono a placare la sete più profonda che non dalla conquista, ma dal dono. Quando si capisce, ed è l'invito che Gesù fa, se tu riuscissi a capire il dono che Dio ti offre, perché le cose più importanti non sono quelle che noi conquistiamo, ma quelle che ci vengono donate. La vita, per esempio, è un dono. L'amore è un dono, soprattutto la luce che dà senso al nostro esistere in questo mondo, non la possiamo conquistare, ci è donata. Queste cose si ricevono solo in dono e sono le più importanti. E Dio è il grande donatore. La donna non capisce. Non capisce perché è ripiegata soltanto sulle realtà materiali, è sempre soddisfatta solo da quello. E guardate come l'immagine di questa donna riflette esattamente quello che è il comportamento di tantissime persone che pensano di placare la sete ripiegandosi su queste realtà. Risponde Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Sono le realtà di questo mondo. Ognuno di noi ne ha fatto l'esperienza. Per quante gioie noi possiamo cercare, ci rimane sempre una profonda sete, perché noi siamo fatti bene. Siamo fatti per essere saziati soltanto dal dono di Dio. Possiamo tacitare questo bisogno di infinito, nascondere a noi stessi il non senso del nostro vivere ripiegati su questa unica realtà materiale, ma da questa sete non ci possiamo liberare. Dice Gesù: chi beve dell'acqua che io darò non avrà più sete. L'acqua che io darò diventa in lui sorgente zampillante,
in vita dell'Eterno. È una sorgente zampillante che dà senso a tutte le altre soddisfazioni che noi possiamo avere. La donna chiede di quest'acqua per non dover poi continuamente andare ad attingere al pozzo. Questa donna di Samaria è interessata solo ai beni materiali, non vede altra acqua. E dobbiamo stare attenti perché anche il rapporto con Dio potrebbe entrare in questa immagine di un rapporto d'amore che non ci soddisfa perché è un amore mercenario. L'amore mercenario è quello di colui che va con chi paga. Se il denaro paga, si va col denaro. Il potere paga, si va col potere. E si può fare lo stesso anche con Dio. Andare con Dio se paga, se compensa, cioè se mi dà soddisfazioni di questo mondo. E credo che sia il rapporto con Dio che hanno molti cristiani anche oggi. Le dice Gesù: va e chiama il tuo sposo, poi vieni qui. Di questo sposo poi non se ne parla perché non è uno sposo concreto. È l'invito che Gesù fa alla donna Israele, fa all'umanità e fa a tutti noi: cerca il tuo sposo. Anche a coloro che sono credenti, vorrei dire, cerca lo sposo, perché forse stai adorando un idolo. Risponde la donna: io non ho marito. E Gesù dice: è vero, hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è il tuo sposo. Ci chiediamo chi sono questi 5 mariti. Non ha senso prendere come un'informazione della vita morale di questa donna. Qui il riferimento è chiaramente a un racconto che c'è nel secondo libro dei Re, al capitolo 17, dove si parla di 5 popoli che sono entrati in Samaria con tutti i loro dei, e i samaritani hanno accolto come loro sposo questi amanti che erano in competizione con il vero, l'unico Dio, lo sposo di Israele. Gesù qui è bello, non fa come i profeti che cominciano a rimproverare, a minacciare a causa di questo abbandono dello sposo. Gesù ha una tecnica di approccio a questa donna, cercando di farle comprendere l'insoddisfazione profonda che lei sta provando, e le sta proponendo un dono che potrebbe finalmente saziare la sete, cioè l'incontro finalmente con un Dio sposo che dà senso e diventa l'amore di tutta la tua vita. E finché non si incontra Dio sposo e non si accoglie l'acqua che Gesù offre, l'amore, si continua a vagabondare magari con successivi matrimoni con idoli e non si è mai sazi. La donna introduce finalmente il tema del tempio e si riferisce a quel tempio che c'era sul monte Garizim. La risposta di Gesù: credi a me, o donna. Credi vuol dire, credere vuol dire innamorarsi. Credere vuol dire affidare la propria vita a un'altra persona. E Gesù invita qui la sposa Israele a credere, cioè affidarsi del suo sposo, che è Dio. E la chiama donna. Non viene nominata. Anche a Cana la madre è chiamata donna, il riferimento è sempre alla donna Israele. Credimi, donna, fidati di colui che ti ama realmente e tu sarai felice soltanto rispondendo, credendo in questo amore. La donna chiede: tu che sei profeta, so che deve venire il Messia, detto Cristo. Lui ci rivelerà tutte le cose. C'è la risposta di Gesù: sono io che parlo con te. È lo sposo che rivela la sua identità alla sposa. E la donna lascia la sua idria, va in città. È molto bello questa idria che viene, è lo stesso termine che ricorre qui, è soltanto
a Cana, dove si parla di queste idrie, il significato è sempre lo stesso. Anche qui è un'idria che rimane vuota. Questa donna non ha più bisogno di ricorrere a questa acqua materiale che non la sazia mai, perché adesso ha incontrato l'acqua che è l'amore dello sposo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.